Le notizie di oggi. La musica di sempre. GRP. Giornale Radio Piemonte. GRP, la radio del Piemonte, e vi portiamo a spasso per Torino, ma andiamo all'interno di alcune aziende. Quante volte, insomma, abbiamo pensato ma chissà come si fa questa cosa tanto buona? Ecco, però non è che tutti i giorni andiamo a visitare le aziende, ma c'è un bel progetto che si chiama Made in Torino. A questo punto io mi farei raccontare tutto da chi si occupa proprio di Made in Torino, Cristina Paolasso di Turismo Torino e Provincia. Benvenuta su Radio GRP, ciao. Buonasera, ciao. Allora Cristina, ho detto bene? Ci sono sì. Aziende che aprono le loro porte e ci mostrano come si fanno delle cose, vero? Esattamente. Made in Torino to the Excellent è un progetto che appunto nasce proprio per mostrare il processo produttivo, quindi si tratta di visite all'interno di stabilimenti, di aziende in cui si può vedere effettivamente in diretta il processo di lavorazione. È incredibile. Quali sono queste aziende? Ma allora, sono le più diverse. In questo momento, tra l'altro, siamo ripartiti finalmente con le visite in azienda dopo questo lungo periodo di stop, e tanto per citare le aziende che ci hanno dato la loro disponibilità su novembre e dicembre, abbiamo avuto, è già stata oggi Guido Gobino. Wow, quindi vuol dire Gianduiotti cioccolato, ma esatto, immagino esatto. Quanto profumo di cioccolato abbia sentito chi ha partecipato e la voglia di tuffarsi dentro queste, mamma che meraviglia. Poi? E poi tra due settimane, quindi 19 novembre, abbiamo Pastiglie Leone, che è un altro grande marchio. Anche lì, in effetti, un giretto con tutte le pastigliette, le caramelline colorate, tra l'altro sono di una perfezione, cioè tutte imperfette, ma tutte perfettamente uguali. Incredibile, veramente. Anche lì sono curiosa di fare un giro, di capire come vengono fatte. Sì. sì, è una bellissima esperienza, e oltre alle pastiglie anche loro si stanno aprendo anche sul mondo del cioccolato. Hanno tra l'altro dei macchinari molto vintage, quindi sono anche molto carini da vedere. Poi a seguire il 20 di novembre Casa Marchetti, quindi qui passiamo al gelato. Wow, che meraviglia, tra l'altro buonissimo. Sì, quindi con un'esperienza che si chiama mantecato e mangiato, cioè praticamente che lo fai e te lo mangi. Sì, no, praticamente vabbè. Così. Praticamente. Cioè, altro che chilometro zero, secondo me deve essere ancora più buono, perché se già immagina, no? Il gelato è già buonissimo, però quando proprio è lì, quando ti fanno fare gli assaggini, no? Quelli veloci, cioè è già un altro gusto, è già un altro sapore. Immaginati appena mantecato, che bontà che deve essere. Esattamente. A seguire la settimana successiva, il 26, quindi abbiamo la Perla di Torino, ecco. Che è un'altra eccellenza del cioccolato. No, vabbè, del resto ci sta, nel senso siamo... Esatto. E poi voglio dire, la nostra eccellenza, tra le nostre eccellenze c'è il cioccolato, quindi è normale che ci siano tante aziende che si occupano di questo. Sì. E poi... E poi avremo ancora due appuntamenti su dicembre, il 3 e il 5, dove saranno ripetuti Pastiglie Leone e Casa Marchetti. Quindi se qualcuno, insomma, non potesse partecipare, ecco che può ripetere. Comunque, se vi siete persi le date, trovate tutto su turismotorino.org. Esattamente, in home page c'è il box dedicato, si entra, ci sono tutte le date, le descrizioni e il link per le prenotazioni. Mamma mia, che meraviglia, io sto già sognando. Ti ringrazio tantissimo Cristina Paolasso. Grazie di Turismo a voi. Torino e Provincia, grazie mille per averci portato questa per ora esperienza solo così parlata, ma non vediamo l'ora di viverla, invece di entrare nelle aziende e viverle queste esperienze. Bene, vi aspettiamo. Grazie, a presto. Ciao. Ciao. GRP.